Bella per tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su una moto leggendarissima. Vabbè, non è la mia USA, ma è comunque un USA. Stavolta non 2,5 ma 125. E oggi ho un mini giretto con questa moto. Andiamo a prendere una mia amica, infatti andremo a fare enduro in due. Questa moto è una bomba, ragazzi. Ho trovato un'offerta della Madonna, fortunatamente. E ho preso questa USA del 2012. Enduro non motard. Pennare. Wow, impennare con questa mi era mancato, un bel 125. Allora, sono le 4 di pomeriggio, tra poco sono le 4:20 e tutti sappiamo cosa si fa alle 4:20. Dobbiamo muoverci perché sennò non arriviamo in tempo. Raga, gli facciamo vedere una pena. Mi ero dimenticato che un 125 non ha molta potenza rispetto al mio 2,5, che anche se sei in quinta a 30 all'ora puoi impennarlo tranquillamente. Me la sento un po' storta mentre impenno, mi tira verso sinistra, ma va bene comunque. Manual. Pastiglie davanti, come avete sentito, da cambiare, sembra di essere su una ferrovia. E adesso andiamo a prendere la mia amica, che in teoria dovrebbe essere qui da qualche parte, ma non la vedo, dunque in teoria devo stare qui, no? In verità non so dove sia, sinceramente. Mi sa che faccio prima fare uno squillo, perché sennò non ci arriveremo più. Eccoci. Yeah, buddy. Vuoi gli occhiali? Stile, gli occhiali da sole. Adesso andiamo a prendere qualcosa da bere e ci facciamo un giro nel bosco, ragazzuoli. Semaforo rosso, rojo, come i tuoi capelli. Noi siamo in giro con la targa coperta, tranquillissimi. No, no. Quindi meglio evitare qualsiasi problema. Responsabilmente, sì, senza targa. Vai, cammina in marcia. Su. Che bella sta moto. È proprio una bomba. Eccolo. Che se non deceleravamo gli andavamo addosso. Ma gli andiamo addosso comunque. Perché facciamo attraversare i bambini. Dov'è lo zucchero filato? Ma come? Oh, ci sono gli sbirri! C'è una fiera, quella del paese. Sì, è San Feriolo. Io quando ero piccola. Ci sta. È una bella giornata, c'è il sole. I sassi, Babbo Natale, le luci. Yo! E saluta. Andiamo al Carrefour a idratarci, perché sennò moriamo. E dopo andiamo là. No, non su in cima alla casa. Andiamo là su in cima al monte dopo. Non sarà mai come il 2,5 sicuro, però è comunque un bel mezzo. Eccolo qua, bagai. Vi piace? Non lo so, magari. Ah già, minchia. Raga. Raga, una volta assurdo. Assurdo. Ho detto, così non mi rubano la moto, stacco questo. Ho staccato il tubicino. Bella. Quando siamo partiti ho messo benzina aperta, solo che il tubicino non era attaccato, e quindi andavamo in giro con la benzina del carburatore finché c'era. E qua continuava a perdere. Avrò perso tipo 2-3 litri a caso. Siamo arrivati sotto casa mia, neanche all'arrivo per fermarci, e ci siamo tipo, oh no, la moto non va più. E poi abbiamo capito che avevo tutte le scarpe piene di benzina. Cioè, fammi fare un circle nel parcheggio qua, così arrivano le guardie. Fammi provare.
Cazzata fatta, adesso si può andare. Avevamo detto responsabilmente. Responsabilmente, in strada. Responsabilmente. Si salta! Ti ho sentita volare proprio. Ok, signori e signore, siamo quasi arrivati nel punto enduro. Adesso la facciamo un attimo cagare. Andiamo tranquilli, ci sono i vecchietti che ci tirano il taglierba addosso. Comunque, tagliare l'erba qua non so che senso ha. In the wood, non nel ghetto ma nel bosco. È proprio un K sta moto. Meno male che abbiamo Ami dietro che non si spaventa. Lei si fida, sa come si va qua. Comunque questa moto potresti provarla anche te. Mizza, hai provato il 300? Lei è stata su ogni mio Usaberg, 300, 2,5, 125 adesso. Su tutti. Arriviamo nello spot con i vecchietti. Eccoci qua. Bella giornata, bella giornata. Un po' fosco ma bella giornata. Yeah. Aiuto, le gambe non le sento più. Vuoi dire qualcos'altro ai nostri cari amici che ci guardano da YouTube? Che è bellissimo fare enduro. Ragazzi, non andate in strada. Non andate in strada, esatto. Andate solo nei boschi. Nei boschi ci si diverte. Ti ricordi quando siamo scesi giù di là e io sono scesa a piedi, mi sono schiantata contro un albero. Ok, quando c'era il pezzo quello così? Mizzica, è vero. Raga, di là c'è un pezzo che è così proprio, così. C'è una rampa e poi è così. E in due non si poteva fare. E in due non si può fare. E ho corso come una pazza, mi sono fermata addosso all'albero. Abbracciandolo. Me lo ricordo, me lo ricordo. Bene, abbiamo finito il nostro giretto, adesso torniamo indietro. Volevo fare una domanda a Omi che ho presentato un po' a tutte le persone al Nameless, cioè qual è il tuo sogno? Il mio sogno. Il tuo sogno. Adesso il mio sogno è laurearmi. Laurearti. E riuscire a cambiare il sistema giurisdizionale italiano. Porco due. Sarebbe bello. Fa un po' cagare. E quindi ci vuole un cambiamento. E io spero di essere quel cambiamento nel futuro. Tanta, tanta roba. Let's go! NCH è tornato, bastardi. NCH è Omi. Che bella l'estate, ragazzi. Stare in maniche corte. È la mia vita. E pantaloncini. Lui è un ex poliziotto, infatti ci ha guardato la targa. Il poliziotto col bassotto, che non fa più multe ma resta di sotto. Facciamo un po' di freestyle. Giro con Omi su un Usaberg blu. Siamo gli Omi a Montorfano U. Questa è la City, questa è la Wave. Sono tornato e resto con i miei. Ciao Omi. Salutato Omi. E adesso si torna a casa. Però prima di tornare a casa facciamo un po' di street bike life. Credo che in verità i cuscinetti dietro sono da rifare un pelo, perché mi sento che la moto va un po' a destra e a sinistra quando impenno. Però per il resto la moto va benissimo. Come motore, come sospensioni, bomba, bomba.
Dai, ci facciamo un po' di chilometri così in terza. Vediamo dove arriviamo. Ah, ho preso una stincata qua. Tanta tanta roba sta moto. La giornata per oggi è finita. Noi ci vediamo così nel prossimo video. Woo! Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot.